Io il 16 ottobre, quando è cominciato l'odio razziale, io vivevo nel quartiere ebraico, vedevo le spalle, così che quando mi ho sentito grida che si facevano i camion, si prendevano i ragazzini, tutti, io siamo usciti dal portone con la speranza che non trovavo nessuno, e infatti non abbiamo trovato nessuno, così io, mia madre e mia sorella, non sapevamo dove andare, mia madre mi ha detto andiamo da nonno, dal papà suo, che c'era un magazzino, non so che cosa riparava, i carrettini che allora era un mezzo di trasporto, tanto vedo da tanti anni si è fatto pure lì come una specie di dormitorio, e dopo da lui diciamo quello che è successo, e siamo andati a Porta Pia, stava molto, molto lontano, così che gli abbiamo detto come stavano le cose, ho detto rimanete qui, non vi conosce nessuno, manca a me sanno chi sono io, solo la portiera che mi conosce, nessun altro. E siccome si doveva mangiare, per mangiare dovevi presentare la carta annonaria, con quello che avevano dal pane, la farina, le cose. Così usciva mia madre solo mia madre. Una volta, un giorno sì, un giorno no, il 21 marzo, diciamo, ero passato un po' di mesi, sentivo bussare alla porta, dice potete pure aprire perché siete ebrei. C'era pure la portiera e gli ho detto, quello ebrei, questi sono tutti sfollati, sono tutta gente del bombardamento di San Lorenzo, ragazzi, non lo si faccia fare i suoi, intanto vengono con noi. E ci hanno portato al commissariato. Perché c'era una spiata? Perché volevamo 5.000 lire. Io ero partito con una canzone che diceva che potessi avere 1.000 lire al mese. Pensate un po', 5 per 5, 25. Altri che palazzi si comprava. Così che mi cominciano a dire... Dove erano gli 8 fratelli di tua madre? E che ne so io? Cominciato a darmi un sacco di botte, lo devi dire. E che poi dico? Anche se non era vero, mi viene un'idea, dopo che prima avevano sanguinato, avevano dato un sacco di carci in pancia, e mi ricordo ancora il nome, perché dicevo sempre tutti, dottor Contini non può parlare, dottor Contini, dice che non sa niente, lui dice sempre seguitate, vedrà che lo dirà. Mi viene l'idea, dico, io guardi, io sono stato 7 anni in collegio, io, voi chiedete dei fratelli di mia madre, sì, sono 8 fratelli di mia madre, ma io 7 anni di orfanotrofio, se non avrò visto una 10ina di volte, io non so nemmeno come sono fatti, voi volete sapere dove. E lo spezzo. Così mi ha detto portate la regina Celli. La regina Celli tornano e dicono guardi che sto pieno di regina Celli. Va bene, allora che vado con madre e le sorelle intanto minorenne. E mi sono salvato dai fossi ardeatini perché c'era la regina Celli 21 marzo, 3 giorni dopo, 24 sono state fossi ardeatini. Da lì, qualche giorno lì, andiamo a Fossoli. Da Fossoli senza faceva praticamente niente. No, così c'erano i gamberetti. Dopo una ventina di giorni siamo stati lì, man mano arrivava persone. Io naturalmente anche quelli che venivano da Roma non conoscevo assolutamente nessuno. Mia madre sì, ma io no, ero stato a collegio, chi l'aveva mai vista era appena uscito da 4-5 mesi. Così che da lì si portano i cari bestiami, si mettono dentro. E dopo un giorno e mezzo, 2 giorni, non ci danno niente perché qualcosa avevamo portato. E immagino tutti i ragazzini, donne, vecchi, bambini, tutti dentro sti cari bestiami chiusi. Così che arriviamo ad Auschwitz.